Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship e vi presento una nuova serie, Time Trap, oggetti nascosti della Crisp Up Studio. Dunque, vediamo un po'. Questa storia inizia il giorno in cui John Doe, un giornalista, risultò scomparso. Alcuni anni prima, le sue rivelazioni su un disastro verificatosi presso l'istituto di ricerca Ring of Time, Inc., avevano prodotto gravi ripercussioni. L'istituto fu costretto a dichiarare pericoloso il sito dell'incidente. La località fu messa in quarantena e le autorità imposero il controllo militare sulla zona. Più tardi, John Doe tornò sull'argomento della città proibita. Lui era certo che l'istituto stava ancora nascondendo il fatto che la zona in quarantena si espandesse velocemente e aveva riferito testimonianze di attività anomale intorno a quella zona. Il giornalista accusò gli scienziati di cercare di modificare il continuum spazio-temporale che aveva causato l'incidente e avvisò l'istituto che ne avrebbe presto mostrato pubblicamente le prove. Poco tempo dopo, il direttore del giornale contattò la polizia e le autorità locali denunciando la scomparsa di John Doe. A quanto sembrava, era entrato nella zona off limits per portare avanti le sue indagini. Quindi, praticamente, siamo nel bel mezzo di un mistero e il protagonista è niente poco di meno che un giornalista ficcanaso, tra virgolette, perché si è impicciato in questioni probabilmente più grandi di lui, ma a quanto pare il nostro personaggio è un soggetto avventuroso, non si è dato per vinto e prosegue con determinazione nei suoi obiettivi. Questa è la zona proibita, è circondata da una recinzione con controlli agli ingressi e sorvegliata da pattuglie. Pare che l'unica via d'ingresso siano dei tunnel sotterranei. Beh, sapete cosa c'è? Entriamo nei tunnel sotterranei. A questo punto, dato che ci siamo... Ok, il tunnel dietro questa porta ci porterà nel piano interrato dell'edificio dell'istituto di ricerca. Cerchiamo la chiave per aprire la porta. Ok, allora, è possibile fare lo zoom... E il che sarà molto utile dal momento che dobbiamo trovare gli oggetti che vediamo nella lista in basso. Allora, delfino, palla di Natale, chiave. Non li vedo. Con calma, adesso... Beh, allora, intanto la chiave, eccola qui. Poi... il delfino, l'osso, eccolo qui, la scarpa ce l'abbiamo sotto gli occhi, perfetto, adesso palla di Natale e delfino, questo sarà, ecco, meglio, intanto lì c'è una lucertola, poi quella, ok, eccola qui, lì c'è un ferro di cavallo, perfetto, lucertola l'abbiamo vista, la lucertola l'abbiamo vista, delfino, il delfino, eccolo lì, era disegnato su un sasso, e va bene, il cappio, eccolo qua, usignolo, eccolo lì, la lucertola tanto è lì sulla sinistra, quindi non la perdiamo, adesso la maschera antigas e il cavolo. La maschera antigas che si mimetizza nell'erba. Il cavolo, eccolo qui. Ok, la farfalla. Allora, intanto il gufo ci guarda male, però la farfalla l'avevo vista. Oh, scusate, cosa ho fatto? Ok. Eccola qui, mimetizzata nelle foglie. La lucertola l'abbiamo presa. Il serpente è sulla pala. Eccolo qua. La bottiglia. Ah, eccola lì. Allora, il tasto di colore azzurro in basso a destra sono i suggerimenti.
Comunque, abbiamo usato la chiave per aprire la porta e a questo punto entriamo nel tunnel. 13 articoli nascosti vengono trovati e 16 sono ancora qui. Ah, allora, la grata è bloccata, nel convertitore elettrico mancano dei fili. Troviamo i fili mancanti e sblocchiamo la grata. Quindi praticamente dobbiamo essere veloci nel trovare gli oggetti. Più siamo veloci e più ne troviamo, più punti guadagniamo, ok? Allora, filo blu. Manette le abbiamo trovate. Filo blu, filo verde, guanto. Allora, filo blu, filo verde e ne vedo anche uno rosso. Dato che ci siamo, li prendiamo tutti. Visto che li abbiamo sotto gli occhi. Ok, e il filo blu. Poi, il guanto. Orologio, questo? No, non è quello che c'è qui in basso a destra. Deve essere un altro orologio. Ah, ok, l'ho visto, l'ho visto. Allora, con calma, la maschera, la stella marina, l'orologio, eccolo qui, la stella marina potrebbe essere lì di fianco all'armadio, sulla sinistra. C'è un qualcosa nell'ombra. La lucertola era là sopra. Ecco, vedete, orologio da tasca, adesso ci siamo. Ecco perché prima non mi permetteva di selezionarlo. La stampella è dove c'è la scala. Il flauto, ok. La stampella. Martello del giudice. Stella marina è quella che c'è qui di fianco all'armadio. Se me la fa selezionare, magari. Dai. Ok. Ok, bene. Allora, controlla la scatola. Ci avviciniamo al quadro elettrico. 11 articoli nascosti vengono trovati e 31 sono ancora qui. Per ripristinare il funzionamento del quadro interruttori è necessario collegare correttamente i fili. Va bene. Colleghiamo i fili. Collegare dei fili non è un problema. Il problema sarà... Allora, proviamo a seguire i tracciati, perché naturalmente i fili sono intorcigliati, sono attorcigliati, non sono... Per rendere la cosa, no, più difficile, te li mostrano attorcigliati. Allora, potrebbe essere. Potrebbe essere che... così. Attaccati, però, ok. Aziona l'interruttore. Bene, ce l'ho fatta. È una stella sola. Vabbè, siamo entrati. Diamo uno sguardo alle avvertenze. Dovrebbero aiutarci a trovare il giornalista. Ma ragazzi, in realtà io direi, dal momento che abbiamo già superato due livelli, direi che questo lo affrontiamo nel video successivo. Quindi l'episodio di oggi si conclude qui. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete. Andate a fare un giretto sui miei social. Trovate come sempre il link in basso in descrizione, Facebook, Twitter e anche Instagram. E seguitemi sempre sul mio canale, mi raccomando, e noi ci vediamo più avanti con un nuovo video. Ciao a tutti!